conoscenza è un viaggio senza fine. Il prorettore dell'UIS FOA, il professore Vincenzo Malamaci, ha spronato così i neolaureati dell'Istituto Superiore Elvetico di Finanza ed Organizzazione Aziendale a vedere il raggiungimento di una tappa importante come la laurea come solo uno dei tasselli che andranno a comporre il mosaico della vita professionale. Ancora una volta l'Università UIS FOA raccoglie da tutta Italia autorità, studenti, familiari, pervenuti per una tappa importante della vita di questi giovani, il traguardo di una laurea, che è anche il punto di partenza, come io dico sempre ai ragazzi, di una vita diversa, che è il frutto di un sacrificio, perché investire in cultura ritengo che oggi, ma anche domani, sarà il modo migliore per poter migliorare la propria esistenza. In questa cerimonia non siamo noi coloro che festeggiano, ma siete voi. Voi che concludete un percorso importante della vostra vita per addivenire a un riconoscimento che non segna sicuramente il traguardo, ma segna un punto di partenza. Punto di partenza per un futuro diverso, per un futuro migliore, e tutti noi siamo qui a festeggiarvi e augurarvi che davvero tutto questo possa avvenire. Il Senato Accademico dell'UIS FOA si è riunito presso l'Auditorium San Luigi della Diocesi di Trani in Puglia, una sessione di laurea che oltre a celebrare i neolaureati è stata anche occasione per riflettere sulla missione dell'UIS FOA e sull'impatto del suo programma di studi. Abbiamo avuto l'opportunità di avere nel parterre persone veramente di alto spessore, così anche i laureandi, adesso laureati, sono persone veramente di valore e spero che facciano di questa esperienza un'opportunità, in quanto all'interno di UIS FOA ci sono persone all'interno sia del Senato Accademico che all'interno dell'Università, in quanto laureati, persone veramente di spessore. Quindi noi non siamo soltanto un'università, ma siamo anche una famiglia e un network. E quindi io il mio augurio è quello là, semplicemente di complimentare con tutti i presenti e dare un saluto alla città e alle persone che sono state attive all'interno dell'università. La formazione accademica UIS FOA, ha dichiarato il giornalista Salvatore Perillo, rappresenta un'opportunità straordinaria per poter competere in maniera qualitativa sul mercato del lavoro attraverso competenze capaci di arricchire e di dare valore aggiunto al proprio know-how. Nel mio caso specifico, il conseguimento di un percorso in ambito economico in scienze aziendali mi dà la possibilità di poter guardare ai fabbisogni delle aziende con maggiore attenzione e soprattutto avere la capacità di percepire in maniera predittiva quelle che sono le necessarie caratteristiche e gli interventi da effettuare per migliorare le performance aziendali. Grazie a UIS FOA e al suo metodo VAE c'è la possibilità oggi di poter finalmente vedere riconosciute le proprie qualità attraverso titoli accademici, una vera e propria rivoluzione che il campus UIS FOA porta avanti e che sono convinto negli anni continuerà ad essere punto di riferimento nell'ambito dell'alta formazione professionale. Ho fatto una promessa. Dalla mia parte spesso ho avuto anche contro i poteri forti e i poteri scuri, oscuri, ho avuto, come dire, contro di me, ho avuto tanto disagio, perché avere una donna come sindaco di Corleone era un posto dove nessuno poteva andare, ma solo poteva andarci solo chi è che l'avesse deciso già conti fatti a priori. Ma non è andata così, perché in uno Stato democratico come l'Italia ha valore il voto, e grazie a Dio noi donne siamo state riconosciute di questo diritto subito dopo la Costituzione italiana, l'approvazione della Costituzione italiana. È stata una bellissima esperienza vissuta a Trani, con un parterre di altissimo spessore, tanta l'emozione per i neolaureati che si avverte nella voce di alcuni di loro. Nella giornata odierna vorrei ringraziare l'Istituto UIS FOA per la possibilità che mi ha dato, insieme ai miei tutor Francesca Guzzo e Liborio Blois, di poter raggiungere di poter terminare il mio percorso di studi affinché io mi possa immettere nel mondo lavorativo nel migliore dei modi. Volevo ringraziare l'Università UIS FOA per avermi dato questo opportunità di arricchire con un altro titolo il mio percorso professionale ormai datato, e pertanto questo è un grosso riconoscimento
che mi permette di andare avanti e portare avanti dei progetti importanti. Presente all'evento anche Lorenzo Pace, direttore responsabile dell'ufficio legale ISFOA. La nostra università è un'università svizzera che è riconosciuta in seno al Trattato di Lisbona e dà valore giuridico legale in Italia attraverso due dispositivi di legge, la legge 148 del 2002 e il DPR 189 del 2009. Entrambi recuperano pienamente quelli che sono i dettami statutari della Convenzione di Lisbona, che sancisce un principio, la par condicio competitorum, ovvero la possibilità, diciamo, del plus valore dei titoli da nazione a nazione per l'integrazione nell'ambito sociale e lavorativo. ISFOA è una realtà presente da oltre 20 anni e andiamo a riconoscere un percorso accademico dato anche a buona parte dall'attività professionale che gli stessi laureati ci dichiarano. La solennità del momento non ha fatto dimenticare, anzi coincide, l'impegno di solidarietà che si concretizza con l'Associazione Internazionale di Volontariato e Io Ti Porto in Africa, presieduta da Vincenzo Malamaci, che da anni porta avanti con costanza azioni significative di fratellanza ed umanità. L'Università ISFOA, in sinergia con l'associazione Onlus e Ti Porto in Africa, ancora una volta per insegnare ai giovani come la grande ricchezza dell'umanità sta nella solidarietà. Oggi da Trani è partito un impegno importante di aiuto verso la realizzazione di un pozzo dell'acqua nella Costa d'Avorio, dove si vive una grande emergenza idrica. Nel contesto di questa bellissima cerimonia abbiamo sottolineato con le bellissime parole di Madre Teresa di Calcutta: chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nella vita di qualcuno non è vissuto in vano. Come qualcuno per realizzare un sogno nella vita, ad arrivare a ricevere una laurea che possa acquistare il sapore della bellezza attraverso la condivisione con gli altri. Abbiamo circa il 1400% di questo studio, uscito fuori.